una straordinaria abilità di tradurre consuete verità diplomatiche in principi operativi di politica estera. Il Congresso di Vienna inaugura l'età della Restaurazione e Clemens Wenzel Lothar, principe di Metternich, ne è protagonista assoluto. Nel novembre 1814 si riuniscono a Vienna Austria, Prussia, Russia e Inghilterra per estirpare le idee rivoluzionarie giunte insieme agli eserciti napoleonici in ogni angolo d'Europa. Il concetto di libertà può basarsi soltanto sul concetto di ordine. A garanzia del nuovo ordine, Metternich impone il principio di equilibrio. È necessario impedire a uno Stato di prevalere su un altro. La Santa Alleanza diviene lo strumento per imporre un controllo poliziesco su tutta l'Europa. Il cancelliere austriaco realizza un sistema di alleanze. La Russia ottiene la Polonia e la Finlandia, mentre alla Prussia viene concessa una parte della Germania occidentale. Nasce infine la Confederazione Germanica. L'Austria diviene il perno degli equilibri internazionali. In Italia controlla 4 stati su 7. Il Regno Lombardo-Veneto, il Granducato di Toscana, il Ducato di Parma e Piacenza e quello di Modena e Reggio. I modelli politici creati dalla rivoluzione del 1789 unirono tutta l'Europa in un unico movimento di sovversione. Tra il 1820 e il 1821, in Italia, Grecia e Spagna, scoppiano dei moti insurrezionali organizzati dalle società segrete. Le rivolte vengono represse nel sangue. Il ritorno al passato pre-rivoluzionario si rivela illusorio. Il 1848, l'anno della rivolta contro le monarchie assolute, decreta la fine dell'età della Restaurazione.